Io sono Silvia Vicco, faccio parte appunto dello staff di attività produttiva e sì, mi occupo di rilasciare i pass, i famosi pass per i veicoli, o controllo anche tutti i pagamenti. E io sono Chiara Anselmi invece, e diciamo che lavoro dietro le quinte, nel senso che invio centinaia di mail, prima, durante e dopo, gusti. Io mi chiamo Bruno Colenzini, faccio parte dello staff del servizio informatica. Quest'anno mi sono occupato in parte dell'allestimento della centrale operativa dal punto di vista delle telecamere e di tutto l'hardware che è necessario per poi gestire queste telecamere. Buongiorno, Salvatore Gambitta, responsabile comunale della protezione civile di Gorizia. Io sono Roberto Del Cello, dipendente della Sarus SRL, la ditta che ha in appalto col comune la gestione della sicurezza di Gorizia. Noi ci occupiamo della stesura del piano di sicurezza e gestione dell'emergenza ed evacuazione della manifestazione Agusti di Frontiera. Noi nelle giornate in cui siamo qua ad Agusti di Frontiera coordiniamo e gestiamo tutte le comunicazioni, tutti gli operatori che sono sul territorio. Sulla centrale operativa possiamo parlare di una decina di persone che seguono il coordinamento della prevenzione e del soccorso tecnico e sanitario. Invece per quanto riguarda gli uomini che lavorano nella parte di sicurezza esterna, possiamo parlare che ogni giorno ci siano 70-80 persone che lavorano per turno sulla manifestazione, quindi quasi 200 persone al giorno sulla sicurezza di Agusti di Frontiera. Un paio di anni fa ad una porta si è presentato il sabato pomeriggio, dove Agusti di Frontiera c'era veramente una marea di gente, si è presentato ad una porta un signore che al guinzaglio non aveva un cane ma aveva bensì un cavallo e pretendeva di entrare a salutare un amico che aveva uno stand all'interno della manifestazione col cavallo. Naturalmente non gli abbiamo permesso l'accesso ed è tornato mestamente a casa sua. Questo è uno degli aneddoti che ricordiamo sempre con simpatia, insomma.